Bentornate, oggi impareremo il punto bassissimo, chiamato anche mezza maglia o mezzo punto. Cominciamo. Realizziamo una catenella. Per coloro che non la sanno fare, in sovraimpressione per alcuni secondi apparirà il link del tutorial sul punto catenella. Ora lavoriamo il punto bassissimo. Inseriamo l'uncinetto nella penultima maglia della catenella. Avvolgiamo il filo sull'uncinetto e lo estraiamo sia attraverso la catenella di base sia attraverso l'asola. Inseriamo di nuovo l'uncinetto nella catenella successiva. Mettiamo il filo sull'uncinetto ed estraiamolo sia attraverso la catenella di base sia attraverso l'asola. Stiamo eseguendo il punto bassissimo. Vediamolo di nuovo. Inseriamo l'uncinetto nella catenella successiva. Mettiamo il filo sull'uncinetto ed estraiamolo sia attraverso la catenella di base sia attraverso l'asola. Inseriamo nuovamente l'uncinetto nella catenella successiva. Mettiamo il filo sull'uncinetto ed estraiamolo sia attraverso la catenella di base sia attraverso l'asola. Il punto bassissimo, per esempio, serve per unire l'inizio e la fine di un giro se lavoriamo in tondo, oppure è utile quando vogliamo definire il fondo di una borsa realizzata con l'uncinetto. La seconda parte del tutorial termina qui. Sia in sovraimpressione sia nelle informazioni troverete il link per la terza parte dove impareremo il punto basso. Arrivederci!